Ciao a tutti, benvenuti a Dolomiti nel Mondo. Oggi con una piccola dimostrazione vi voglio far vedere quanto sia importante il bilanciamento per il gelato. Il gelato, per diventare gelato appunto, deve subire una trasformazione fisica, quindi passare dallo stato liquido allo stato solido. Però il gelato deve rimanere comunque cremoso e spatolabile. Per far sì che questo avvenga, i vari valori nutrizionali del nostro gelato devono essere bilanciati ed equilibrati. Il primo valore nutrizionale che andremo a vedere e che vedremo proprio oggi in questo esperimento è lo zucchero. Gli zuccheri nel gelato e nei sorbetti servono per dare solidi, quindi corpo al gelato, e servono per fare da antigelante. Ma cosa vuol dire che servono come antigelante? Beh, perfetto, nell'esperimento che faremo oggi lo vedremo bene. Gli ingredienti per l'esperimento sono semplicemente 250 g di zucchero e 250 g di acqua. Quindi avremo un totale di 500 g formati da un 50% di zucchero e un 50% di acqua. Bene, iniziamo. Semplicemente versiamo l'acqua nello zucchero e frustiamo il tutto insieme. Ora versiamo il contenuto nel mantecatore. Ora accendiamo semplicemente il nostro mantecatore e attendiamo a fine mantecazione. E ora vediamo come risulta la consistenza del nostro gelato. Come vediamo, è assolutamente immangiabile. È poco più che una pappetta. Questo perché l'azione antigelante dello zucchero è stata eccessiva e quindi non ha gelato. Come abbiamo visto, non siamo riusciti a fare un gelato. C'era troppo zucchero all'interno della nostra miscela. Bene, ora lasciamo sciogliere il contenuto del mantecatore e poi andremo avanti con il nostro esperimento. Perfetto, il contenuto del nostro mantecatore si è sciolto, possiamo aggiungere altri 250 g di acqua. Avendo altri 250 g di acqua, avremo un totale di 500 g di acqua e 250 g di zucchero. In questo caso ci ritroveremo ad avere quindi un terzo di zucchero e due terzi di acqua. Vediamo che cosa succede. Bene, ora non ci resta altro che accendere il nostro mantecatore e aspettare. Perfetto, ora andiamo a spegnere il mantecatore e vediamo com'è il risultato. Come vediamo, il risultato è completamente diverso. Ora questo miscuglio è diventato realmente un gelato. Sarà un gelato che saprà di poco o niente, acqua e zucchero, ma come vedete la consistenza è quella giusta. Abbiamo visto il risultato, in questo caso il gelato è diventato un gelato per fortuna. Ora facciamo l'esperimento contrario, quindi aggiungeremo molta più acqua e poco zucchero e vedremo che cosa succede. Aspettiamo però prima di tutto che il contenuto che si trova all'interno del mantecatore si sciolga. Perfetto, il contenuto del mantecatore si è sciolto correttamente. Ora andiamo ad aggiungere 500 g di acqua. Aggiungendo 500 g di acqua avremo un totale di 1000 g di acqua e 250 g di zucchero. Questo vuol dire che avremo in percentuale un 20% di zuccheri e il restante 80% di acqua. Vediamo che cosa succede.
Bene, ora andiamo a spegnere il mantecatore e vediamo la consistenza che avrà il nostro gelato. Come vediamo, la consistenza è particolarmente granulosa, è molto freddo. La consistenza è quella di una granita, non di un gelato. Quindi in questa brevissima introduzione al bilanciamento abbiamo visto l'importanza dello zucchero. Lo zucchero, come abbiamo visto, serve per dare corpo al gelato, ma serve anche come antigelante. La percentuale di zucchero che deve esserci in un sorbetto varia da circa un 26 a un 32%. Se il quantitativo di zuccheri è inferiore, avremo un risultato molto più simile a una granita. Se il valore è superiore, come abbiamo visto, il gelato non viene, proprio per il fatto che il potere antigelante dello zucchero è troppo alto. Un arrivederci a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video.